Ragazzi, finalmente ci siamo. Benvenuti a casa mia. Ero molto indeciso se fare questo video, perché non lo so, non so se volevo farlo. Però mi avete chiesto in tantissimi su Instagram e comunque in giro nei social media on the internet. E quindi vi do il benvenuto a casa mia. Una bella casa, cioè senza ombra di dubbio, una bellissima casa. Ragazzi, ma prima di passare al video voglio parlarvi di una cosa che mi ha svoltato la vita, soprattutto qui a casa nuova. Perché ogni volta che in casa pulivo il pavimento con ovviamente il mocio, è una noia mortale. E mi chiedevo ogni volta, ma veramente nessuno ha mai inventato un robot che passa il mocio proprio come lo farei io? Ecco, quel momento è finalmente arrivato. Ah, stiamo parlando di lui, il Dreamybot V10. Questo robot che lava i pavimenti proprio come se fosse un umano a farli. Adesso vi spiego come. Questo è il robottone, questa è la sua... Questa è la sua base autopulente, è veramente gigantesca perché all'interno troviamo i serbatoi dell'acqua. Questo è il serbatoio dell'acqua pulita, può contenere fino a 4 litri di acqua pulita. E poi qui a sinistra abbiamo il serbatoio dell'acqua sporca, perché dopo che lui va a pulire tutta casa o le stanze che vogliamo, ritornerà nella sua base di pulizia e pulirà e asciugherà automaticamente i due moci che effettivamente poi vanno a lavare il pavimento. Questo qui è il robot che effettivamente va in giro per casa e lava i pavimenti. Molto bello esteticamente, molto figo. Qua dentro c'è la vaschetta per raccogliere chiaramente la polvere, non si svuota da sola. Sotto al robot praticamente abbiamo i due panni che vanno a lavare il pavimento, che ruotano a una velocità incredibile e fanno una pressione effettiva sul pavimento e quindi vanno a sgrassare, a togliere le macchie presenti sulla superficie. Infatti, come potete vedere, i panni sono leggermente flessibili perché si adattano al pavimento. Ovviamente qui c'è anche la spazzola che poi va a aspirare la sporcizia, un sacco di sensori, il sensore che rileva i tappeti a pelo medio e a pelo corto massimo. Poi ci sono tutti i sensori anticaduta. Passiamo adesso alla fase smart. Questa qui è la mappatura di casa mia, tra l'altro vi sto spoilerando tutta la piantina di casa, e possiamo scegliere se pulire o una sola stanza, ad esempio io dico di pulire solo il mio studio banalmente, e altrimenti possiamo pulire tutta la casa, o altrimenti possiamo andare a fare effettivamente una zona di pulizia perché magari c'è caduto qualcosa per terra, un sugo di pomodoro, poi glielo facciamo pulire. Ovviamente possiamo anche impostare la pulizia, possiamo fare spazzamento e lavaggio, solo lavaggio, quindi non aspirerà il pavimento, oppure possiamo impostare la modalità solo aspirazione. Per fare questo però dobbiamo andare nel nostro robot e togliere effettivamente i panni e poi l'umidità del panno di lavaggio, che è importantissimo. Quindi ragazzi, questo era il Dreamybot V10, finalmente un robot che lava il pavimento e non devo stare a lavarlo io, questa cosa è pazzesca. E ovviamente vi lascio in descrizione tutti i link per approfondire di più su questo fantastico aggeggio tecnologico. Questo qui è il soggiorno di circa 38-39 metri quadri, una roba del genere. E come avete visto dalle clip in precedenza, da quando ho fatto il video, da quando avevamo comprato questa casa, è cambiato parecchio. Prima di iniziare il video e prima di iniziare il tour vero e proprio, ci tengo a precisare che abbiamo preso un architetto, secondo me uno dei più bravi della città, che ha disegnato lui tutti i cartongessi, lui tutte le vele LED. L'illuminotecnica è stata fatta da una persona adatta e adibita al settore, chiaramente competente. Sì, come dice la mia ragazza. Io e Marika, che cazzo abbiamo fatto? Abbiamo scelto praticamente il 95% dell'arredamento. Abbiamo avuto poi anche consigli chiaramente dall'architetto. Tuttavia il progetto della casa è proprio la matita che ha disegnato le mura di questa casa, provengono chiaramente da un architetto. Quindi direi di iniziare il tour. Allora, praticamente lì dietro, per favore girati, eccola qui, bellissima, c'è la porta di ingresso, chiaramente con il videocitofono. Entrando dalla porta di ingresso abbiamo l'accesso e la visione su questo tavolo. Praticamente in origine questa casa come era progettata, che qui in questa parete, comunque in tutta in questa zona, ci andava il divano con la parete attrezzata e la TV. Una merda, ci hanno consigliato, l'architetto ci ha consigliato di invertire totalmente la stanza per sfruttare al meglio gli spazi, ma è cosa fu più azzeccata, perché entrando tu vedi questo bel tavolo, queste sedie, questo lampadario, vedi comunque questo ambiente molto rilassante e non ti vedi sto divano davanti entrando alla porta che fa cacare. Quindi apri la porta e hai un accesso a un open space bello luminoso e bello accogliente, se così
vogliamo dire. Partiamo dalla cosa che devo far vedere per forza. L'unica cosa che ha scelto Marica in questa casa, questa... è vero. Questa parete non è una piastrella, non è una carta da parati, ma è una parete fatta a mano artigianalmente. È un effetto che si chiama pietra zen. È molto figo, praticamente è in rilievo, fatto in maniera particolare. Tutta questa stanza è stata verniciata di un color tortora. Non doveva essere questo il colore, doveva essere tipo un grigio caldo. È uscito questo, non so per quale motivo. Evidentemente il tintometro che ha fatto il colore era per buttare nel cesso. Però quando l'hanno messo poi sulle pareti, il colore ci è piaciuto, perché è un colore molto rilassante, poi con le luci calde dà questo senso di accoglienza. E quindi abbiamo deciso di tenerlo, perché comunque è figo, ci sta, è bello, mi piace poi il contrasto anche con i bianchi dell'arredamento. Poi, come dicevo prima, entrando si dà accesso a questo tavolo. Questo è un tavolo di Catalan, ve lo dico, anche se non mi sta pagando. Tutti i brand che citerò in questo video non mi stanno pagando, quindi andate a fare. Anche se a Catalan ci avevo scritto e mi hanno detto: non abbiamo, non vogliamo collaborare. Ora non collaboreranno mai più. Questo è un tavolo di Catalan dello Scorpio, con il top in ceramica. Veramente fighissimo questo tavolo, mi piace un botto. Appena l'ho visto nel catalogo ho detto: deve essere mio, perché è pazzesco. Queste sedie le abbiamo prese azzurre. Abbiamo sbagliato, cioè sì e no, perché le volevo prendere di un colore diverso. Poi ci siamo convinti, comunque è successo un bordello, ragazzi, per questa casa abbiamo avuto tanti di quei problemi. Infatti sai, l'abbiamo comprata 2 anni fa, ci siamo venuti ad abitare oggi, a farvi capire quanti problemi abbiamo avuto. Perché prima il progetto era tutto diverso, la casa non doveva essere così, cioè, raga, un bordello. Tuttavia, quando appunto abbiamo comprato queste sedie, non c'era ancora l'idea di prendere un architetto, non c'era ancora l'idea di fare dei lavori non appena l'ho comprata casa. Poi i progetti e le idee sono cambiate, quindi ci siamo accollati comunque queste sedie, perché ce l'avevo comprata e mi sono costate 300 euro a sedia, che state butti? Manco per il cazzo. Quindi abbiamo scelto queste sedie azzurre, sono in tessuto nabuc, molto carine. Sedie, basta, sedie normalissime. Poi mettendole nell'ambiente ci stanno bene. L'unico tocco di colore che c'è in tutta la stanza, che ha tutti i colori più o meno neutri, e quindi ci piaceva, ragazzi, vaffanculo, era bella. Termosifoni di design, nebbiano su un cazzo, però abbiamo messo questi tutta altezza perché esteticamente sono più belli, poi rendono molto di più con termicamente, lo come mi hanno spiegato, sono dei Kaleido, costano un fottio, ve li consiglio? No, perché costano un sacco. Questo qui, il lampadario che vediamo qui sul tavolo, è un Panseri, ci ha fatto bestemmiare parecchio per l'installazione, perché ha 3 punti di ancoraggio con alimentatore 4, però è bello, ve lo faccio vedere acceso. Tra l'altro una particolarità di questo lampadario è che c'ha qui sopra una barra LED che illumina il soffitto, ed è una roba fighissima, mi piace un sacco, oltre poi ad illuminare tutta la zona pranzo e la zona cena, comunque la zona del tavolo. Fa una luce pazzesca, bellissima, appena l'abbiamo visto in negozio ho detto: smontamelo perché me lo devo portare, e infatti me lo sono portato. Fighissima, anche dimmerabile. Spoiler, tutta la casa è domotica, per quello farò un video a parte, ma ancora non posso sfruttare tutta la domotica della casa perché non c'ho internet. Sì, ancora non ho internet, vivo col 4G. Prima di proseguire non posso menzionare ovviamente il soffitto. Siccome il soffitto non volevamo controsoffittarlo tutto, abbiamo deciso di fare un controsoffitto, così abbiamo deciso, l'architetto ha deciso di fare questa sorta di vela che gira tutto intorno alla stanza, e poi la cosa fighissima è che scende anche dall'altra parte. Chiaramente tutte queste luci RGB, come possiamo vedere. Così per fare il tascio ogni tanto ci può assolutissimamente stare. Continuando in questa stanza, noterete che c'è un qualcosa di familiare, perché questa parete attrezzata è quella che avevo in casa vecchia, tra virgolette, solo che era nera e grigia. Abbiamo deciso di cambiare i colori, fare i cubi che erano neri in color legno, il rovere naturale, e poi tutto il resto farla bianca. In questo modo si mixa e si fonde benissimo con tutto l'ambiente circostante. L'ha fatto un falegname, ovviamente l'ho fatta fare da un falegname. L'ha fatta, raga, benissimo, cioè proprio non me lo sarei mai aspettato, è venuta una roba pazzesca. Sembra proprio uscita così dalla fabbrica, però molto figa. Ovviamente qua c'è la soundbar, c'è la PlayStation, c'è la TV, che è la stessa che avevo a casa. Se si vedono i cavi, non mi linciate per favore, so che vi state staccando gli occhi dalle orbite. Però io avevo fatto lasciare qui le prese, chiaramente l'antenna. Però sta TV del cazzo, che è bellissima tra l'altro, secondo me è top, va a filo muro, perché se vi ricordate ci ho fatto il video, sta TV va a filo muro, quindi le prese dietro mi facevano spessore. L'unico punto in cui possono passare i cavi è da sotto. Me lo sono scordato, avrei potuto fare lasciare un tubo, comunque una cassettina là sotto, sì, però se un giorno dovessi cambiare TV sicuramente già ho le predisposizioni. Purtroppo là sotto si devono vedere i cavi al momento. Ho comprato una canalina, la devo mettere e dipingere tutto quello della parete, in questo modo si camuffa un pochetto. Qui poi abbiamo un altro scaldasalviette, termosifone, un scaldasalviette, climatizzatori. Ho preso degli LG, sono smart, sono dei purificatori d'aria, sono dei così de Cristo, hanno il fregno sopra, la pinnuzza sopra che purifica l'aria. Qui il cartogesso che procede, parte da là sotto e arriva qui chiaramente. Poi sul divano abbiamo deciso
deciso di mettere come illuminazione anche per, non lo so, questi faretti che illuminano la zona del divano. Fanno la luce della Madonna, anche se sono liberabili, controllabili. Sono molto belli, soprattutto quando vuoi creare un ambiente, diciamo, conviviale con gli ospiti. Molto bello. Questa qui è la grande vetrata del soggiorno, che poi dà sul terrazzo, che non vedrete mai probabilmente. Questa finestra è di... quanti? 3 metri, né? È una roba pazzesca, fa entrare parecchia luce. Mi piace un sacco. Il cazzo, è una finestra. Ovviamente il punto forte della stanza, che subito tutti notano quando entrano chiaramente alla porta d'ingresso, è quest'ampia parete angolare con questi led e questi tagli di luce, giochi di luce, che sono secondo me il fiore all'occhiello di questa stanza. Questi tagli di luce sono stati voluti fortemente dal mio architetto. Io ho subito approvato l'idea perché mi piacevano un sacco. Tra l'altro sono verniciati non lisci come se fosse una parete normale, ma con una sorta di materiale tipo materico, lo chiamano materia in movimento, termini arcaici degli architetti. Però è molto bella, tortola all'interno, grigio all'esterno per dare questo contrasto. Ovviamente anche queste luci sono RGB, ve le faccio vedere. Verde, giallo, rosso, verde viola, che è il mio preferito. Anzi, il mio preferito è questo, vaffanculo, lascerò questo. Quindi questa parete, diciamo che è il fiore all'occhiello di questa stanza. Molto bella, tra l'altro prosegue all'interno, come potete vedere, del corridoio, e poi giustamente finisce qui. Per i più attenti, per tutti quelli che si ricordano del vecchio video, qui c'era una porta che divideva la zona giorno dalla zona notte, dal corridoio praticamente. L'abbiamo totalmente rimossa, perché non serviva assolutamente niente, cioè qui c'era una porta a scorrimento. L'abbiamo tolta, abbiamo deciso di fare un ambiente totalmente aperto, anche perché era inutile, ragazzi, era totalmente inutile. Proseguendo anche per i più attenti, in cucina, come avete visto, qui c'è la cucina qua dentro, perché tutti si sono chiesti dove cazzo è la cucina. Anche qui in cucina c'era una piccola porta, una roba del genere, così anche questa a scorrimento. Abbiamo deciso di buttare giù la parete, allargare totalmente la porta e creare quest'ampia vetrata che divide la zona cucina dalla zona living sostanzialmente, in modo da avere una cucina, diciamo, semi a vista, ma che all'occorrenza si può chiudere, soprattutto quando stai cucinando. Le puzze, comunque gli odori dei cibi, non invadono casa, ed è una cosa, raga, una manda dal cielo. L'altra volta in Marica ci siamo fatti due filetti grossi così, una roba che non facevamo da anni, perché quando metti la carne sulla piastra inizia a puzzare, da fare schifo, e si impregna a casa per 10 giorni. Abbiamo anche fritto, abbiamo fatto il pesce, raga, una roba pazzesca, ve lo consiglio assolutamente. Io per Space, dopo l'esperienza che ho avuto, mai più nella vita. Porte a vetri, chiaramente si apre solo un pannello, super ammortizzate queste porte. Le ho pagate l'ira di Cristo, però, cioè, vieni qua, voglio far vedere l'ammortizzazione di queste porte, quanto è wow. Cioè, raga, nella zona cucina abbiamo fatto tutti i cartongessi e ho fatto creare questa finta trave per due motivi. Uno, per installare questa striscia LED che illumina... sì, qua manca il diffusore, perché manca il diffusore, che illumina praticamente tutto il top della cucina. La cucina è 4,93 metri, sì, 3,93, ok, 4 metri. E abbiamo creato questa zona qui dove c'è per induzione, poi subito accanto c'è il lavabo, e poi qui abbiamo questa piccola area di lavoro con la macchinetta, quella cazzata lì, un tagliere, comunque il piano di lavoro dove vai a creare le tue pietanze. Non che noi ne facciamo tantissime, però ogni tanto le facciamo. La cucina è tutta bianca, in Phoenix, non in laminato, perché il laminato è la vecchia cucina che avevo a casa e fa cacare. Il top idem, non l'ho preso in laminato come l'avevo in vecchia casa, ma stavolta ho fatto l'upgrade de Cristo, l'ho preso in Decton, è tipo il materiale più indistruttibile del mondo, da quel che mi hanno detto. Ci devi poggiare pure, che cazzo ne so, il piombo fuso, quindi mi hanno detto che resiste, quindi mi sono fidato e l'ho preso. Molto bello, tra l'altro. Poi qua sopra ho messo questa striscia di faretti molto bella, che mi illumina ulteriormente la zona della cucina. Cioè, la luce in questa cucina è veramente tanta, mi piace un botto. Tra l'altro volevo mettere il paraschizzi illuminato qui in vetro, chiaramente, ma ho deciso di non metterlo perché c'è veramente tanta luce. Questo è il muro resinato, cioè in questo muro c'è passato uno strato di resina trasparente che impermeabilizza. Infatti l'altra volta abbiamo fatto il sugo, si è schizzato tutto il muro, gli passi una pezza e risolvi il problema, perché la resina praticamente crea uno stato tipo di plastica tra il muro e l'esterno praticamente, quindi diventa impermeabile, è antimacchia, antitutto, quindi può rimanere tranquillamente muro per sempre perché non si sporcherà mai. Poi c'è anche la colonna forno, come letto domestici abbiamo scelto dei Samsung, questo è il forno cook da merda, funziona bellissimo, erano inclusi nella cucina e io ovviamente me li sono presi. Frigorifero l'ho comprato io a parte, soffigorifero l'abbiamo comprato 2 anni fa, finalmente è arrivato, sempre Samsung. Volevo prendere un frigo smart, tutte quelle robe lì, però ho detto, ma che
cazzo me ne frega di avere il frigo smart. Sarebbe stato figo avere quello che tu puli e punta il frigo dentro, lo schermo. Ma raga, ma che cazzo me ne frega, è un frigo normalissimo, funziona, top number one. L'altra funzione della finta trave, oltre al LED, è una funzione molto particolare, perché abbiamo praticamente collegato la cappa con l'esterno della casa tramite un tubo che entra chiaramente in questa finta trave, poi va all'esterno. Porca troia, ragazzi, è la cosa più comoda del mondo. Se state ristrutturando, vi consiglio assolutamente di farlo, perché quando cucinate e accende la cappa, tutti i vapori vengono tirati su e vanno direttamente all'esterno. È una mandala al cielo, fidatevi, fatelo, perché vi salva la vita. Uscendo dalla cucina, finalmente ci spostiamo nella zona del corridoio. Penso di avervi detto tutto di qua. Sì, se avete domande fatemele nei commenti o su Instagram. Andiamo nel corridoio. Qui, se vi ricordo, c'è una porta. Abbiamo la prima stanza, tra virgolette, a destra, subito dopo il soggiorno. Che cazzo è questa stanza? Un ripostiglio molto blando, tra l'altro che in realtà il ripostiglio è veramente molto grande. Qua dentro lo vogliamo sfruttare come cabina armadio, perché avendo il garage, che è comunque grandissimo, ragazzi, è immenso, non ha senso sfruttarlo come ripostiglio. Piuttosto vogliamo creare proprio una cabina armadio, quindi mettere degli armadi. Una cabina armadio, ragazzi, né più né meno, una cabina armadio aperta. È molto bella, qui infatti abbiamo messo un attaccapanni, uno specchio, le scarpiere. E sfrutteremo comunque questa stanza in questo modo, fine, né più né meno. Proseguendo, qua tra l'altro nel corridoio, anche sto tutto smart, tutto dimmerabile, tutto RGB. Ho fatto mettere anche i cartongessi per incastrare questi faretti in modo, diciamo, non perfettamente simmetrico, però mi piace perché qui illumina questa zona. E in questa zona abbiamo deciso appunto di mettere questa vetrinetta, che è una vetrinetta di Ikea, banalissima, però è fighissima, si chiama Rusta, ve la consiglio, costa 150 euro, una roba del genere, però è veramente figa. E abbiamo messo all'interno delle minchiate prettamente estetiche, raga, nulla, nulla di che. Tra l'altro abbiamo messo anche dei libri di arte, di cui non me ne frega assolutamente un cazzo. No, a me sì. Però ci sono. Perché abbiamo messo questo mobile qui? Perché comunque la zona del corridoio era molto ampia, entrando si sarebbe visto un muro bianco, quindi piuttosto tu entri e vedi anche questo piccolo angolo arredato. È molto bello, mi piace un sacco, e comunque lo spazio per passare è bello ampio. Ci hanno passato i mobili mentre l'era messa, quindi ha voglia di fare. Proseguendo per questa zona, ovviamente riandiamo nel corridoio. Io, ragazzi, spero che voi abbiate focussato in mente il video che ho fatto la prima volta in questa casa, così riuscite a capire le differenze, anche se poi stanza per stanza vi andrò a mettere il prima e dopo. Andiamo nel primo bagno. Questo qui è il primo bagno, ragazzi, che non so se ve lo ricordate, ma faceva cagare. Ecco, vi faccio vedere adesso com'è diventato. Benvenuti nel mio bagno. Questo qui è il primo bagno, molto industriale, non è elegantissimo ma è super industriale, una cosa voluta, bellissimo, spicca subito all'occhio quando entri. Questo cartongesso, questa è una controparete, un cartongesso che gira e fa una vela nel tetto, chiaramente è incassato un LED là sopra per illuminare la stanza, ed è molto bella perché ti slancia la stanza. La stanza era molto piccola, no? Però questo effetto in cartongesso che ha creato l'architetto, che si è fatto su e sfrutta gli spazi da fare schifo, ha dato slancio, ha slanciato la stanza e sembra molto più alta di come, rispetto a quello che in realtà è 2,70, normalissima. E soprattutto l'ha resa, non lo so raga, più bella, non ve lo so descrivere. Cioè, se voi vedete il primo e dopo si capisce, cioè dovreste essere qua di presenza per capire il discorso. Qui abbiamo fatto questa minchiata di incastrare lo scaldasalviette, perché se l'avessimo messo sul cartongesso si poteva fare sì, ma poi veniva troppo all'esterno ed era una merda, cioè veniva troppo in mezzo alla stanza. Invece abbiamo deciso di illuminarlo in questa maniera, carino, ci sta. Anche qui tutta una finta trave, che in realtà questa finta trave è stata fatta poiché in quella botola, che non so se si riesce a vedere, penso di sì, ok, quella lì, praticamente è il caveglio dove ci sono i tubi di scarico, chiaramente dei piani superiori. Da qua dentro praticamente passano i tubi. Come era un caveglio brutto e orrendo, abbiamo deciso di integrarlo nella stanza, andando a creare a sua volta quest'altra finta trave qui, su cui poi abbiamo incassato chiaramente un LED che va a illuminare tutte le piastrelle che abbiamo deciso di mettere. Tra la rubinetteria nera, questo qui è il mobile che abbiamo deciso di mettere. È molto bello, un mobile appoggiato praticamente con questa struttura in alluminio, rubinetteria direttamente al muro, e poi uno specchio di Leroy Merlin, 200 euro ragazzi, top number one, ve lo consiglio assolutamente. Ma come avrete visto, non abbiamo finito, perché la punta di diamante di questo bagno è chiaramente questa vasca. Questa è una vasca, intanto mi sono saluto sul cesso. Questa è una vasca creata interamente in muratura, in solo pannelli, questi qua
Sono pannelli in fibra di cemento. Tutta la stanza non è verniciata di colori normali, ma è tutta resina. Ogni singolo colore di questa stanza è resina, per avere impermeabilizzazione, protezione al vapore, all'acqua, a tutto. Anche la vasca è totalmente resinata. La resina praticamente è quella con cui fanno le piscine, la stessa che abbiamo messo in cucina, però qui colorata, lì è trasparente. Questa è una vasca da bagno. Questo è uno specchio, chiaramente un vetro che divide e fa vedere l'acqua quando è illuminata. Perché è illuminata? Perché se siete stati attenti, lì in basso ci sono tre farettini che all'occorrenza si accendono e potete fare sesso all'interno della vasca da bagno. Sono chiaramente RGB, vanno per i cazzi suoi ed è molto bello e fanno un bellissimo effetto con l'acqua. L'avrei riempita volentieri, ma ci mando 600 litri d'acqua e sapete che non è la cosa più bella del mondo sfruttare tutta questa acqua solo per fare un video. Evitiamo gli sprechi, che male non fa. Quindi questo è il primo bagno con la vasca da bagno. In questi giorni stiamo utilizzando solo questa, praticamente da 2 settimane. Noi la riempiamo tutta, raga, la riempiamo tipo tanto così, perché ancora mi deve arrivare il box doccia dell'altro bagno. Adesso vi faccio vedere. Tapparella chiaramente elettrica, non so se me ne frega qualcosa, però va bene. Uscendo dal bagno, quindi spegniamo la luce perché la luce la pago. Qua dentro c'è il mio studio, che chiaramente ancora non è completo e vedrete in un prossimo video. Abbiamo però, uscendo dal bagno e di fronte allo studio, un'altra stanza, la stanza lavanderia, che è una delle stanze che in realtà mi piace di più perché è super comoda, ci potete fare un sacco di cose. Questa qui è la mia lavanderia. Questa qui è una lavanderia, ragazzi, normalissima. Ho deciso di mettere questi mobili, che è praticamente un'altra piccola cucina, è lo stesso brand della cucina, tra l'altro. Abbiamo questi tre pensili alti in cui abbiamo messo minchiate, neglie, ragazzi. Qua ci sono i farmaci, le pezze, tutte queste robe. Abbiamo un lavabo, comodissimo per lavare i panni, per lavarci le mani ogni tanto, comodissimo. Poi un top, un piano di lavoro se devi metterti a stirare o devi fare altre cose. Chiaramente lavatrice. Qui altri mobili per racchiudere detersivi, cazzi e mazzi. Una colonna in cui sono andato a mettere il Dyson. Tra l'altro dentro la colonna c'è anche l'alimentazione, io l'ho fatta mettere. Detersivi, pezze, scope, una roba del genere, ragazzi. Un sacco di cose, un sacco di neglie. Qui abbiamo la sera stiro, i panni sporchi. Basta, ragazzi, è una lavanderia. Però vi consiglio, se vi fate casa, mettetevela, perché vi salva la vita. E non avete soprattutto la lavatrice in mezzo al cazzo, ma una stanza sua dedicata ed è top. Anzi, non ve l'ho detto all'inizio, casa ancora non è completa al 100%. Quindi pian piano, e poi magari fra qualche mese, appena la completiamo, vi farò un altro video aggiornamento, perché mancano dei quadri, perché li vogliamo mettere. Mancano le plafoniere in alcune stanze, tipo qui nel ripostiglio. Manca il box doccia. Ma mancano un sacco di cose che poi vi farò vedere pian piano. Adesso ci rimangono le ultime due stanze. Però c'è solo una porta qui, perché c'è una stanza dentro la stanza. Magia, beh, lo sapete che cazzo succede, avete visto il video precedente. Quindi faccio vedere la nostra camera da letto. Questa qui è la nostra camera da letto. Vi accendo le luci per farvela percepire meglio. Oh, molto bene. Benvenuti, prego, vengi cameraman. Questa qui è la nostra camera da letto. La nostra suite l'abbiamo chiamata perché ci piace un botto. Secondo me forse dopo il soggiorno è la stanza più riuscita di casa. Veramente fighissima. In origine la stanza era progettata dal costruttore che qui dove c'è l'armadio ci andava il letto, e dove c'è il letto ci andava l'armadio. Molto bella la stanza, ci piace un sacco. Questo qui è un armadio di Caccaro, è un brand italiano che fa mobili pazzeschi. È costato un occhio della testa, veramente uno sproposito. Però era l'unico che faceva questo tipo di armadio su misura come volevamo noi. Ed è una roba pazzesca, raga. Non vi so dire la qualità di questo mobile perché è fuori di testa, senza senso. Se siete stati attenti, qui c'è il nostro shop. Voi venite qui e vi fate gli acquisti. Se vi servono delle Jordan o delle Michael Kors o delle Pinko, potete tranquillamente usufruirne. Potete chiaramente shopparle. Questa vetrinetta è anche tutto domotico, comandabile da Alexa. Praticamente il modulino è di Casambi. Non so se conoscete questo modulo domotico. Nella mia casa non ho installato questo, ma poi vi spiegherò quando farò il video domotico. Questo è un armadio di 5 metri. È enorme, una roba senza senso. Con la TV integrata. Qua sotto la TV ho messo una soundbar. Era per riempire lo spazio, mi piaceva e comunque suona bene. Una particolarità di questo armadio è che tu hai sì la TV di fronte al letto, ma non perdi spazio per riporre i tuoi oggetti. Perché guardate qui che cazzo è, cioè è fuori di testa. Cioè, tu puoi aprire praticamente dietro la TV e c'è una serie di...
mensole dove puoi riporre i tuoi oggetti e le tue cose. Ragazzi, però ho visto questa roba, ho detto ti prego fammelo perché lo voglio assolutamente. Tra l'altro anche un sistema di cable management fighissimo, perché cazzo non si vede manco un filo, è fatto da Dio chiaramente, che ho fatto lasciare prima tutte le predisposizioni quando abbiamo fatto i lavori, gli impianti, perché qui abbiamo totalmente rifatto gli impianti, così come gli impianti in bagno sono stati tutti rifatti, e quindi abbiamo potuto fare questo. Di fronte a questo armadio abbiamo chiaramente il nostro fantastico letto, letto che ci siamo portati la casa vecchia, perché la casa vecchia ci siamo portati la parete attrezzata, il divano e il letto. Fine. Come parete del letto abbiamo deciso di mettere questa carta da parati, bellissima, è un pannello fatto su misura con questa fantasia, con il fiore rosa che è all'angolo, è molto bello, mi piace davvero davvero un sacco questa carta da parati. Però l'ho vista sul catalogo, pure questa, io ho detto voglio questa, anzi l'avevo deciso su due, una che tendeva sul verde e questa che va sul rosa, però mi piaceva molto di più senza ombra di dubbio questa che va e tende sul rosa, con questo fiore appunto che gira dell'angolo e praticamente quando entri nella stanza vieni accolto da questo fiore che poi gira angolare, veramente figo. Questi pendenti che vado dal tetto a qui sono delle floss, delle lampade molto belle di design, di architettura, di sto cazzo, molto belle, costano un deliro, le trovate fasulle su Amazon, comprate le fasulle. Anche qui nel tetto siano stati fatti dei cartongessi per aumentare il senso di spazio all'interno della stanza. Poi sull'armadio sono stati messi, diciamo, dei farettini per illuminare solo la zona armadio quando devi prendere dei vestiti. Ovviamente anche questa striscia LED è RGB e cambia colore per fare tetto in maniera un po' più armoniosa e divertente, ecco. Insomma, questa è la camera da letto. Anche qui, se ben vi ricordate, all'interno di questa stanza c'era il secondo bagno, però il secondo bagno praticamente entrando c'era la porta qui, cioè qui prima in origine c'era una porta, la porta, ragazzi, vi giuro che era così piccolina, cioè era una roba, era di 60 cm sta porta. Anche qui abbiamo deciso di buttare giù parte della parete, fare le stesse porte che abbiamo messo praticamente in cucina, però con il vetro bianco opaco, chiaramente perché un bagno diamo un po' di privacy, non lo facciamo trasparente. Adesso vi faccio vedere il bagno in camera praticamente. Questo secondo me è il bagno più bello della casa, prego. Benvenuti nel mio secondo, anzi nel nostro secondo bagno. Questo qui è molto bello, fighissimo. Qua sono stati fatti dei giochi di cartongessi molto più particolari rispetto a tutti quelli fatti nelle stanze precedenti. Anche qui è stata fatta una finta trave per nascondere il caveglio che nasconde poi appunto i tubi degli scarichi dei piani superiori. Quindi qua passa in tubi di scarico e poi abbiamo creato questa finta trave che va lungo tutto il bagno, poi c'ha questo taglio un po' così obliquo, che è molto bello, anche perché poi qui ci arriva lo specchio, chiaramente ancora non c'è lo specchio perché deve essere fatto su misura, deve arrivare non so quando. Lo specchio sarà tagliato, magari io metto il render così vi faccio capire come verrà lo specchio. Praticamente ci sarà questo specchio che verrà tagliato, avrà questa forma per seguire appunto la geometria che abbiamo dato al cartongesso. Ovviamente abbiamo anche nascosto poi la striscia LED, in questa casa ci sono 150 metri di striscia LED, i faretti sono solo sull'armadio ma piccoli spot e in corridoio, basta, non ci sono più faretti. E poi sono tutte strisce LED. Abbiamo incassato questa striscia LED, anche questo tutto domotico, non è RGB perché non serve un cazzo. Anche qui rubinetteria nera, abbiamo deciso di mettere la rubinetteria nera perché ci piaceva. Questo qui ovviamente è un gres porcellanato, non è un marmo vero, manco per il cazzo, però è molto bello, ci sta, è arrivato dopo 4 mesi, ci ha fatto penare e bestemmiare tutti i santi perché non arrivava mai, abbiamo dovuto fermare i lavori per questa merda di piastrella perché se non arrivava non potevamo proseguire, però poi alla fine per fortuna è arrivata. Proseguendo abbiamo questo mobile con un capello di manica molto bello, che è stato fatto interamente sia dall'architetto, quindi disegnato lui con la sua manina, infatti nel render c'è anche questo mobile, e poi è stato realizzato totalmente a mano da un falegname, infatti nel pianeta non esiste un altro mobile uguale a questo. È molto bello perché è gigantesco e super capiente, c'è questa linea, questi non sono due cassetti ma in realtà è uno, ha fatto tipo sta roba molto bella per dare un effetto un po' più di design, un vano a giorno inutilissimo ma è figo, quindi ci sta, mi piace, e poi un altro cassettino un po' più piccolo di in basso per mettere robe, bello, mi piace, cioè mi è piaciuto subito, tanta roba. Girandoci abbiamo la doccia, che secondo me è la parte più figa. Questa qui è la doccia, ragazzi, vi giuro che quando è stato fatto questo cartongesso sul tetto, quindi c'è questa vela che è sulla doccia in questo modo, una roba vergognosa, pazzesca, questo bagno ha triplicato le sue dimensioni visivamente,
chiaramente, no? Perché sembra molto più grande, molto più alto, molto più... Ragazzi, non lo so, vedete che sfruttare l'architettura per creare dei giochi di altezze e di volumi, come dice il mio architetto, creo giochi di volume, bravissimo, è molto bello e sfrutta al massimo gli spazi che ti offre una stanza. Appunto, qui c'è il box doccia, colonna doccia, ci andrà il box doccia qui, che come vedete ancora non c'è, deve arrivare da... 3 mesi ma ancora non arriva. Attorno alla doccia c'è tutta un'illuminazione a LED. Qui in questa controparete, per dividere chiaramente, per non far toccare l'acqua alla parete viva, abbiamo creato questa controparete dove tra l'altro esce anche un LED. È molto bella. I LED qua chiaramente sono IP68, immergibili, resistenti anche agli tsunami, per non rimanere folgorati chiaramente durante la doccia. Qui abbiamo questo piano di appoggio, è molto bello. Abbiamo deciso di spostare un attimino il box doc, il piatto doccia, e poi qua questa vela all'interno della doccia, molto bella. Una cosa che avrei voluto fare, ma già avevo comprato la colonna doccia, era far uscire l'acqua da lì. Si poteva fare benissimo far uscire l'acqua da sopra. Tuttavia avevo già comprato la colonna doccia, che mi è costata l'ire di Dio, perché è termostatica. Cioè tu imposti una temperatura e ti dà quella temperatura sempre costante. Non devi stare a bestemmiare per regolare la temperatura. Ah, mi arriva troppo fredda, mi arriva troppo calda. No, tu la imposti, ti arriva quella. L'avevo comprata, non mi andava di buttarla, e quindi ho deciso comunque di utilizzare questa. Che comunque ci sta, è molto bella. Piatto doccia normalissimo. C'era un piatto doccia de merda prima, adesso abbiamo messo questo molto più basso, molto più figo. Basta, questo è il secondo bagno, che secondo me è quello più riuscito. Quindi ragazzi, questa era la mia casa. Sicuramente mi sono scordato tante di quelle cose, avrei soprattutto tantissime cose da raccontarvi di questa casa. Lato ristrutturazione, per farla tra l'altro, se vi interessa, ho sfruttato lo sconto in fattura del 50%, ecco perché ho fatto tutti questi lavori così onerosi, perché comunque ho sfruttato dei bonus, per fortuna oserei dire. Comunque, mi sono dimenticato sicuramente qualcosa, avrei tantissime cose da raccontarvi, lato edilizia, lato lavori, lato impianti, perché mi piacciono queste cose, mi piacciono un bordello. Non vi ho raccontato chiaramente tutto. Se volete sapere qualcosa di più, venite sul mio Instagram, mi fate le domande, io vi risponderò più o meno a tutti, se soprattutto se state ristrutturando in questo periodo. Comunque, io spero che la casa vi piaccia. Abbiamo rifatto veramente tantissimo. L'unica cosa che non è, che è rimasta in questa casa, è il pavimento. Per il resto abbiamo cambiato tutto: impianto elettrico, impianto idrico rifatto. Raga, abbiamo rifatto ogni singola cosa. Quindi io spero che la casa vi sia piaciuta. Fatemelo sapere su Instagram. Appena arriverà internet, spero il prima possibile, in teoria dovrebbe arrivare tra 10-15 giorni, me lo auguro. Vi farò il video sulla casa domotica, perché anche lì c'è tanto di cui parlare, perché è un sistema nuovo, fighissimo, che voglio assolutamente raccontarvi. E poi, appena sarà completo, perché mancano proprio gli ultimi dettagli, vi faccio vedere lo studio, che anche lì è venuto molto figo e non vedo l'ora di farvelo vedere. Soprattutto abbiamo fatto anche dei giochini nel cartongesso, molto belli, che danno appunto, come in tutto il resto della casa, geometria e architettura appunto all'appartamento. Quindi fatemi sapere qua sotto nei commenti che ne pensate, ditemi se vi piace la casa, se vi fa schifo, fatemelo sapere, spero di no perché altrimenti mi butto da un ponte. E ciao!